Bentrovati, siamo qui con Alessandra Bortolini, responsabile della Film Fair. La Film Fair si trova al terzo piano del Teatro Verdi. Alessandra, ci vuoi dire di cosa si tratta? Sì, Film Fair è la fiera del libro e del collezionismo per tutti gli appassionati di cinema muto e non solo. Abbiamo, oltre al banchetto ufficiale delle giornate del cinema muto e della Cineteca del Friuli, anche i banchetti dei nostri collezionisti esteri ed italiani. Ci trovate dalle 10 di mattina alle 8 di sera al terzo piano del Teatro Verdi tutti i giorni. Avete qualche prodotto particolare? Sì, oltre al merchandising ufficiale delle giornate, quindi le magliette, le borse, il catalogo, quest'anno c'è per la 30ª edizione un'edizione speciale del Tokai Friulano che potete vedere qui dietro, è a 7,50 € e venite a trovarci. Bentrovati, siamo con Piero Colussi, un membro del direttivo delle giornate del cinema muto. Piero, ti volevo chiedere, come lo vedi il futuro di questa manifestazione? E dopo 30 anni cominciamo a essere un po' stanchi, però non si può lasciare per strada un evento che è atteso veramente in tutto il mondo. C'è bisogno forse di ripensarla, di dargli qualche elemento di stimolo e di novità. Abbiamo bisogno di ricreare un pubblico anche di giovani, soprattutto degli studenti delle università. Ecco, su questo ci rifletteremo a giornate chiuse ed è importante che le istituzioni ci stiano vicine, il Comune, la Provincia, la Regione, la Camera di Commercio, la Banca Friuladria, perché questo è un progetto che deve vedere attorno a un tavolo tutti i protagonisti. Io credo che il festival avrà una lunga vita, per cui viva le giornate del cinema muto. Bentrovati, oggi siamo qui con Sara Cozzarin dell'ufficio stampa del Giornate del Cinema Muto che ci illustra i principali film che verranno proiettati domani sabato 8 ottobre. Vi ricordiamo che domani è l'ultimo giorno e c'è un programma molto ricco domani, vero Sara? Certo, c'è un programma di proiezioni che inizia al pomeriggio al Teatro Verdi. Vogliamo segnalare per la sezione della Corsa al Polo il film South, che documenta le esplorazioni antartiche di Sir Ernest Shackleton. E durante la proiezione, a commento delle immagini, l'attore Paul McGann leggerà dei brani tratti dalle memorie appunto di questo esploratore. La serata si apre con il grande evento musicale di chiusura che sarà The Wind, il vento di Victor Sjostrom, con partitura di Carl Davis che dirigerà la FVG Mitteleuropa Orchestra. Questo evento è molto importante per questa edizione delle giornate perché lo stesso film 25 anni fa era stato la prima proiezione con accompagnamento musicale dal vivo, sempre appunto di Carl Davis. Vogliamo poi ricordare che domenica al Teatro Zancanaro di Sacile ci sarà una replica di The Circus di Charlie Chaplin. Un'ultima annotazione, l'attore Paul McGann che leggerà i brani delle memorie dell'esploratore polare non è niente altro che il mitico Doctor Who. Per chi ha seguito questo telefilm è una chicca da non perdere. A presto!